Ebbene, l'anno politico riparte con numerose sfide, anche epocali, se stiamo all'ambizione di chi le propone. Da una parte le riforme istituzionali, ancora la riforma della giustizia, ma anche l'attuazione del cosiddetto regionalismo differenziato, l'autonomia più spinta delle regioni. Prima di addentrarci nel testo così caro alla Lega, ripartiamo però da una fotografia del presente, perché già oggi il nostro paese è molto diverso a seconda delle latitudini e noi l'abbiamo voluto affrontare su uno dei diritti più basilari e importanti, quello della mobilità. Giada Valdannini e Emilia Missione hanno fatto un giro, l'una per i mezzi pubblici di Roma, l'altra per i mezzi pubblici di Milano. Passo quando posso, se posso e se voglio. Funziona così? Sì. Peggio di Cuenca, Giacarta e Buenos Aires, la Roma dei trasporti, stand a Movit, si guadagna il bollino nero per l'attesa dei mezzi. Noi siamo andati a verificare, partenza da Ostia Lido, il quartiere sul mare della capitale, destinazione La Sette. Ma più le volte che ci stanno problemi, che volte che funzionano come si deve. Il problema è che non sai quando passa il treno. Si lamentano tutti. Entriamo allora in stazione, dove ci accolgono luci stile disco anni 70 e qualcosa che già non torna. È smurato e rischia di venire giù il cancello addosso ai passeggeri. Alle 8:06 entriamo in stazione. Treno in arrivo alle 8:20. E per percorrere una trentina di chilometri dobbiamo appunto prendere prima il treno, poi la metro B, quindi la A, e attendere poi un mezzo. Alle 7 saliamo sulla metro B. Arriviamo a Termini, che sono le 9:13. Non c'è modo nemmeno di sorreggersi, perché c'è talmente tanta gente che... Riemergiamo dalla metro per prendere ora un bus. Nell'attesa inganniamo il tempo. 20 minuti d'attesa di un bus? Sì. Pure mezz'ora. Normale, come sempre. Un disastro. Finalmente arriva il nostro turno, saliamo sul 30, fortunatamente almeno poco affollato. Sono già le 9:55. Arriviamo in redazione, che sono passate 2 ore da quando abbiamo preso il treno e siamo partiti da Ostia. Così in Roma. Vediamo Milano. Milano, proviamo a fare il percorso inverso. Dagli studi di La Sette ci muoviamo verso zona De Angeli, dall'altro lato della città. Tra i percorsi consigliati dall'app scegliamo questo. Prevede una metropolitana a linea verde, un cambio a Porta Garibaldi con un'altra metropolitana della linea 5 e infine un tram. Dovremmo impiegarci 51 minuti. Secondo l'indagine Movit, il tempo di attesa medio alle fermate in Lombardia e a Milano è di 10 minuti, ma i tempi si abbattono in metropolitana, che negli orari di punta ha una frequenza media di 4 minuti. Sono le 13, orario di punta, e il vagone è piuttosto affollato. Qui prenderemo la metropolitana 5, che insieme alla linea M4, l'ultima inaugurata per Milano, utilizza una tecnologia driverless, ovvero senza conducente. Siamo arrivati al binario ed ecco, il treno sta passando. Siamo arrivati a Segesto, ora abbandoniamo la metropolitana e risaliamo su in superficie. Siamo arrivati, ultimo pezzo del nostro percorso, lo faremo in tram. Arrivati a De Angeli, e così come ci aveva detto l'app, per andare da un capo all'altro della città abbiamo impiegato poco più di 50 minuti. Ora non ci resta che tornare indietro.